Allora, Tommasi, la domanda di mele biologiche è così forte in Italia anche perché molti consumatori temono che all'interno di queste mele ci siano dei pesticidi, sostanzialmente, no? Utilizzati anche in agricoltura convenzionale. Tu a questo tema hai dedicato un documentario. Cosa hai scoperto? Sì, il documentario si chiama Pesticidi, siamo alla frutta, realizzato con il collega Leonardo Fabbri. Abbiamo scoperto che l'Italia è unita nel problema dei pesticidi e anche nella percezione del problema, perché noi siamo chiamati in tutta Italia. Questo è un documentario autofinanziato, autoprodotto, e continuiamo a ricevere email, telefonate, messaggi di gente che ci chiede venite a proiettarlo, perché il problema è sentito qui in Emilia-Romagna, qui in Lazio, qui in Toscana. Il problema per quanto riguarda i pesticidi è che è tutto a norma di legge, cioè il singolo pesticida è a norma di legge. Il problema è che non ci sono studi affidabili, certi, per quanto riguarda gli effetti del mix dei pesticidi. Sì. Peraltro i test vengono fatti su adulti di circa 70 kg, non viene considerata l'età pediatrica, che è quella più a rischio. Il nostro amico Tommasi ci parlava di questo documentario Pesticidi, siamo alla frutta. Vediamone un pezzettino, poi torniamo a parlarne. Nel 2017 abbiamo trovato ed analizzato un favo di cera naturale e le feci di dorso. In entrambi i casi abbiamo riscontrato nel favo di cera la presenza di 7 molecole di pesticidi e nelle feci dell'orso 2 molecole. E ho scoperto che la mela, purtroppo, è il prodotto agricolo per cui si usano più pesticidi. Per cui quando stavo in Trentino, così presa da questa meraviglia, e guardavo queste distese e distese di meleti, distese e distese di meleti, la domanda mi è nata spontanea: ma che cazzo ci dovremmo fare con tutte ste mele? Ricerche del Muse e della Università Bicocca di Milano hanno rintracciato tracce di questi composti tossici anche sui nostri ghiacciai dell'arco alpino. Allora, vediamo un po' di messaggi che arrivano sul nostro canale WhatsApp. Nella frutta bio venduta sfusa non ci sono etichette. Chi ci garantisce, Laura? In realtà ci deve essere comunque un cartellino sopra la cassetta della frutta dove ci dice la provenienza, l'origine e in ogni caso il codice di controllo dell'organismo. Quindi se non lo vedete, probabilmente non è frutta bio certificata. Romano, ci dà non uno ma 3 consigli per scegliere la mela giusta? Allora, sicuramente quella di privilegiare prodotti di stagione a chilometri zero. Sul territorio i prodotti sono sicuramente di una qualità diversa e ci possiamo fidare di più del produttore. E cercare nell'etichetta il paese di origine del prodotto, leggere bene l'etichetta, come diceva la collega, l'eurofoglia, il paese di provenienza, la certificazione. Oltre al codice dell'organismo di controllo c'è anche il codice dell'operatore, quindi noi sappiamo esattamente quale operatore ha prodotto quel prodotto. Decalogo del consumatore bio di Mimanda Rai 3, vediamolo con l'aiuto della grafica: non pretendere omogeneità di colore e forma, privilegiare prodotti di stagione a chilometro zero, come ci dice Romano, cercare nell'etichetta il paese d'origine. Lei dice, Romano, di prediligere la frutta di stagione, no? Però sì, le mele le troviamo sugli scaffali tutto l'anno, com'è possibile? Allora, le mele sono un prodotto molto particolare. E anzitutto abbiamo diverse cultivar che arrivano a maturazione in una gamma molto ampia dei mesi dell'anno. E oltretutto sono prodotti che hanno una facilità di conservazione e che consente di poterle trovare sugli scaffali praticamente tutto l'anno. Allora, siccome noi non capivamo come mai troviamo tutto l'anno mele fresche e croccanti, allora abbiamo mandato in Trentino Giovanna Trapani e Giuseppe De Masi. Vediamo cosa hanno scoperto. E il segreto per mantenere sempre fresche e croccanti le nostre mele sta custodito sottoterra, a circa 300 metri di profondità, sopra i meleti della Val di Non. Questa mela è stata appena raccolta, vediamo come verrà conservata per i prossimi mesi. Molto volentieri, andiamo. Ci sono circa 15 chilometri di gallerie e circa 34 celle. Qui ci troviamo a circa 300 metri di profondità. Questa roccia, che roccia è? È una dolomia, sono delle rocce dolomitiche
e la cosa curiosa è che sopra di noi ci sono i nostri frutteti in produzione. Noi produciamo il 20% delle mele italiane. Queste celle sono un po' come le nostre cantine di una volta, la temperatura qui è molto bassa, conserviamo le mele ad un grado circa, poi ovviamente togliamo l'ossigeno per mantenerle ancora più fresche, più croccanti per tutto l'anno. A questa mela, prima di entrare nelle celle, viene aggiunto qualcosa? Ci sono degli additivi? No, assolutamente. La mela viene colta dall'albero, poi viene consegnata a noi e noi la mettiamo in cella. Qui nelle celle rimane potenzialmente anche 12 mesi. Lo stesso procedimento vale anche per il bio, per il biologico? Certamente, le tecniche sono sempre le stesse. Quando preleviamo le mele dalle celle, queste vengono selezionate. Quelle che non sono idonee per il mercato fresco, perché magari sono più scolorite o magari un po' più piccoline, sono destinate ad essere trasformate. Una volta uscita dalla cella, quanto si mantiene quella mela? Possono stare anche sulle nostre tavole fino a 15 giorni. Insomma, avete capito come nascono queste mele. Laura Cecchini rimane, ringrazio i nostri ospiti, grazie per essere stati con noi, Romano, grazie. Tomasi e Gambin.